Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni e spettacoli. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani. Scende in campo lo spettacolo della Serie A team. Pronte a darsi in battaglia Bologna e Inter. Non vedo l'ora che inizi. Ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. Possiamo vedere la formazione con cui si schiera oggi il Bologna. Un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore, il modulo con cui scendono in campo. Le tre punte mi fanno pensare a una partita all'attacco da parte loro, Pier. Scelta interessante, vedremo poi se il campo darà loro ragione. Questa è la line-up, la formazione di partenza scelta dal tecnico nerazzurro. Vedremo se ricorreranno anche oggi al pressing asfissiante che già si è visto in altre occasioni. Sono pronto a scommetterci, Pierluigi. Hanno dimostrato una grande organizzazione, un'ottima tenuta fisica. Fondamentali per sfruttare al meglio questa tattica. Occhio però a non esagerare, per non restare in riserva prima del tempo. Comincia così la partita. Tackle efficace qui. Barella. Palla su Perisic. Arturo Vidal. Bologna che avrà a disposizione la rimessa con le mani. Deviazione in out. Si ripartirà con la rimessa laterale. Hanno un attacco fin qui pazzesco i nerazzurri, il migliore dell'intero campionato. Oggi gli ospiti rischiano di farci divertire, Pier? Secondo le statistiche sono la squadra che segna di più e la difesa avversaria è avvisata. Ha il pallone per il vantaggio, portiere che allontana senza problemi. Sono andati a un passo dallo sbloccarla. Merito del portiere, se siamo ancora sullo 0-0. Barella. Lautaro Martinez si fa scippare il pallone. Tiro deviato. Orsolini. Soriano elude il pressing avversario. Tenta l'imbucata. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Brozovic dice di no con una super parata. Sceglie la soluzione corta. Pallone interessante in area. Barella. Pallone che viene allontanato. Decidono di difendersi. Scelta rischiosa ma direttamente studiata. Ferma la conclusione avversaria. Arnautovic. Perisic ha spazio davanti a sé, palla dentro,
palla deviata e intervento decisivo. Il difensore spazza in qualche modo. Dix. Svanberg. De Silvestri. Si affidano una fitta rete di passaggi. Ecco Soriano. Trova un compagno libero in area. Arnautovic. Sansone. Gol. Arriva l'1-0. Un po' a sorpresa. Sicuramente meno brillanti degli avversari, ma hanno sfruttato al meglio una delle poche palle gol create. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giro palla che ha portato al gol, palla che poi è entrata sul primo palo, quello che di solito dovrebbe essere protetto dal portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Brozovic. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per... Parata eccezionale questa! Sicuro il portiere che risponde a questo tentativo dalla distanza. Splendida la conclusione dalla distanza, splendida la risposta del portiere. La mette in area di rigore, c'è la ribattuta. Lautaro Martinez, altro grande intervento, possesso del pallone che viene recuperato. Attenzione a Perisic, può effettuare il cross. Arriva Vidal, ha tolto il pallone dalla porta con questo tuffo. Cambia corto col compagno. Brozovic. La tocca su Barella. Lautaro Martinez. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha passato la saracinesca, da qui non si passa. Occhio al cross di Brozovic. Allontana la minaccia. Lo salta di netto. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Va con il possesso palla. Ha l'occasione per riaprire il match. Il pareggio dell'azzurro, eccolo! Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Lautaro Martinez. Sansone. Il Bologna fa circolare molto bene il pallone qui. Ha letto molto bene questo cross. Sarà semplice rimessa con le mani e non calcio d'angolo come chiedeva qualcuno. Posizione di offside segnalata dall'assistente. Che ingenuità, Pier. È un errore che di solito si vede nelle serie minori. E l'arbitro dice che può bastare. Dopo i primi 45, parità 1-1. Inter che dà il via al secondo tempo. Bastoni. Fitta serie di passaggi per cercare il momento giusto. Ancora Vidal.
e c'è il gol per lui, è doppietta personale, una grande giornata. Rivediamo il replay dell'azione. Gol giunto al termine di una fitta rete di scambi, difesa poco reattiva nell'occasione, possesso palla ipnotico dell'avversario. Ha segnato l'Inter. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Lautaro Martinez. Occhio a Vidal. Occhio a Perisic. Arriva Vidal. Difensore spazza in qualche modo. Posizione buona per il cross. Ci sarà ancora calcio d'angolo. Ecco il replay del gol che ha dato il vantaggio. Possiamo ovviamente riapprezzare anche il gesto tecnico. C'è il tocco corto. Palla ancora in calcio d'angolo. Sceglie il breve. Fa giocare 16 metri. Colpito il pallone dal difensore. Guadagna metri, palla al piede. Ecco Soriano. Nessun problema per Handanovic. Occhio a Brozovic. Errore della circolazione nerazzurra. Orsolini. Svanberg. Il Bologna fa circolare molto bene il pallone. Sansone. Chance dalla bandierina, caccia del pari. Chance importante dalla bandierina. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche a questa gara. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Svanberg. Arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Prende la mira e calcia. Pallone respinto. Dumfries. Brozovic. Vecino. Correa. Barella. Occhio all'Inter che avanza. Ricorrono al tiki-taka per crearsi spazi. Bravo il difensore che ferma tutto. Sale l'urlo del pubblico dalle tribune. Si gioca in una vera e propria bolgia. Il momento è questo, quello di dare tutto per provare a riaprire il match. Prova. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. L'appoggia al compagno vicino. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Vuole un pallone lungo. È stato costretto all'errore qui, efficace davvero il pressing. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Si abbassa per ricevere palla. Prova l'avanzata l'Inter. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Arnautovic. Non va. Correa. Occhio a Brozovic. Occhio a Perisic.
può metterla in mezzo da lì. Vecino, attenzione a Perisic, Correa, e il tiro finisce sulla traversa. Recuperano bene il possesso qui, niente da fare, il difensore recupera. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. C'è una novità nel Bologna, una sostituzione. De Silvestri, ultima speranza per arrivare al pareggio. Ecco Soriano. Occhio al traversone. Vediamo cosa fa ora. Ecco Soriano. Dice di no con questo intervento. Sale la contraerea. Tutti i saltatori per sfruttare questo corner e cercare il pareggio. Occhio al cross in mezzo. Nulla di fatto qui. Su Mauro. Lascia partire il tiro. Respinta col corpo. Cala il sipario sul match. Successo Inter. 3 punti importanti per la classifica dell'Azzurra. Hanno puntato tutto anche oggi sul loro straordinario potenziale offensivo. Concedono qualcosina dietro, è vero, ma quando riescono a sviluppare le loro trame di gioco e costruire diverse palle gol, la vittoria è quasi sempre assicurata.